È stata aperta un'inchiesta sui protagonisti dell'antimafia siciliana dalla Commissione Nazionale Antimafia. Questo quanto è emerso dalla missione a Caltanissetta, lo ha detto la presidente Rosy Bindi nell'incipit della conferenza stampa alla fine della lunga giornata di audizioni. La vicenda che riguarda le indagini sul presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante è stata all'ordine del giorno. Noi siamo convinti che per fare una lotta alla mafia efficace è necessario un'antimafia forte e trasparente, lo ha detto Rosy Bindi. L'aspetto del giudiziario è in mano alla magistratura, noi faremo gli approfondimenti. Noi siamo qui a Caltanissetta per una visita programmata da molto tempo, perché questa è una procura molto importante, non solo per il territorio della provincia di Caltanissetta e di Enna, ma anche perché in questa procura c'è l'eco di tutte le vicende che riguardano Palermo, che riguardano la stagione delle stragi, la minaccia ai magistrati di Palermo. E quindi per noi è stata molto importante questa giornata che è stata prevalentemente dedicata a tutti questi temi. Certamente siamo qui anche per approfondire il caso Montante, l'aspetto giudiziario è in mano alla magistratura, noi come Commissione Antimafia faremo i nostri approfondimenti perché per fare una lotta efficace alla mafia bisogna anche avere un'antimafia forte e trasparente. I 10 componenti della commissione hanno ascoltato, oltre al prefetto di Caltanissetta, Maria Teresa Cuginotta, anche i vertici delle forze dell'ordine e della magistratura, e proprio sulla probabile soppressione della Corte d'Appello è stato dichiarato dalla Bindi che sarebbe un errore sopprimerla perché sta seguendo inchieste importanti sulle minacce ai magistrati di Palermo, nello specifico Nino Di Matteo e Roberto Scarpinato, e di processi sulle stragi. Il vicepresidente Claudio Fava ha sottolineato con un certo stupore come nessun fascicolo sui comuni della provincia nissena sia stato aperto dalla prefettura negli anni passati per ciò che riguarda le infiltrazioni mafiose di rapporti tra mafia e politica. Fra 2 settimane è stato annunciato che arriverà in Sicilia la commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti che farà tappa pure a Caltanissetta. Fava ha aggiunto che solo 2 imprese della provincia hanno avuto l'interdizione per mafia e su questo saranno fatti degli approfondimenti. Far partire nei prossimi giorni un lavoro di approfondimento, di inchiesta, perché questa è una commissione inchiesta della Commissione Antimafia, anche su alcune forme di esuberanza, di retorica, di falsificazione che all'ombra dell'antimafia si sono costruite. L'antimafia di qualche giornalista è stata definita dei pennacchi, che è un problema reale, che è un problema che abbiamo attraversato non soltanto nelle vicende recenti di Caltanissetta, ma anche in un passato meno recente. E siccome ci sembra importante che il compito di questa commissione sia anche provare a svelare, a mettere in chiaro se la lotta alla mafia possa essere stata per taluno anche uno strumento di carriera, di potere o di impunità, senza alcun pregiudizio, ma anche con l'onestà intellettuale di assumere un tema delicato, pericoloso, preoccupante per tutti, la Commissione Antimafia questo lavoro intende farlo.